Allora, non badate la location perché è un po' arrangiata. Mi è venuta in mente di fare questo video così. Non c'è un perché. Cioè, in realtà c'è perché. Ho trovato un filtro su Instagram. Cosa faresti per 100.000 euro, ipotesi? Sono molto curiosa di sapere che cosa farebbe Ale per soldi, in realtà. Non tanto per me, perché io, insomma, so che ho un limite e i soldi per me non sono la cosa più importante, anche se ovviamente sono un aiutino molto grande per realizzare dei piccoli sogni, queste cose qui. Però in realtà, ragazzi, ricordatevi che i soldi non fanno la felicità. Quindi, dopo questa perla di saggezza, vieni qui, Ale. Allora, dovete sapere che sono le 14, le 2:30. Giusto di pomeriggio e Ale nel letto. Dai, cominciamo, non perdiamo altro tempo. Vieni. No, Però lei sta un po'. non lo facciamo da sdraiato. Mettiti Non ho seduto. visto. Ale, mettiti Faccio seduto. quello che. Se no non è seria questa cosa. Allora ti schiaccio. No, 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 mamma, No, non mamma mia. sfoderare il cuscino. Dai, Ale. No, Ale, dai, per favore. Ma se ti levi, ti Forza. levi, mamma. Allora, vado. Slevati, Vado. Prendo il mamma, mamma. filtro e cominciamo. Sì, alzati però. Ok, bene, c'è anche un filtro. Guarda, sembro truccata. Comincio io. Cosa faresti per 100.000 euro? Per 100.000 euro dormiresti una notte sul letto di vermi? No, io ragazzi, 100.000 euro sono troppo pochi. Una notte con dei vermi, a meno che non sono tutta coperta, cioè praticamente tutta che rimango fuori soltanto gli occhi. Via. Per. Oh, mamma mia. No, non so cos'è. Ce n'era uno già impostato, no? Dobbiamo facciamo da capo. Per 150.000 euro No. limoneresti un ragno enorme e peloso? No. Per un limone. No. Ma come sei fighettoso? È un limone, cosa vuoi che sia? Fai così. Un attimo. Il ragno avrà una lingua microscopica. Non limoneresti un ragno? No. Perché non sai limonare? No. Ma cosa vuol dire? Non. Domande davanti a una madre non si Ma cosa possono stai fare. dicendo? Vabbè, io sì, io limonerei con un ragno, anche se ho l'aracnofobia, ho paura, però bendata tipo limonerei con il ragno. Beh, dai, sono tanti soldi, eh. Una cosa veloce. Vado. Per 100 milioni di euro faresti da cavia per un esperimento qualsiasi senza sapere se mortale o meno? No, ragazzi, rischio la vita per 100 milioni di euro. La vita non ha valore, ha un valore inestimabile. Non ha proprio valore, quindi, cioè no, ha valore nel senso che comunque Ma non è. tutta la Ma vita, sì, c'è cioè, non beh, è. sì, poi magari muori, Ma chi vero? se ne frega? No, nel rischio di morire no, mi dispiace, neanche Tuo per. padre non ti ha detto che muore. Però non sai che tipo di esperimento è. Vabbè, chi se ne frega, No, ragazzi, io su questa sono curiosa, voi cosa fareste? dai. Ah! Vai. Per 1 milione di euro faresti prostituire qualcuno, un membro della tua famiglia? Stai attento a quello che dice. Per 1 milione di euro. Sì. Ale? Ale? Sì. Il Sì, chi faresti? No, adesso sono curiosa. Ma gatto. povero, quale gatto? Leone. Eh? Leone. Povero leone. Farebbe prostituire leone per quanto? 100, Un no. milione di Ah sì, euro. un milione. Beh, forse anch'io farei prostituire i gatti. Proprio, proprio. No, comunque non esiste, dai, poveri gatti. Anche no. Quindi sì o no? Sì. Ma Aiaia! no! Non si fanno queste cose. Vai. Ho paura. Per 200.000 euro cercheresti tutto il denaro in una stanza piena di topi e ragni per 200.000 euro? Penso di sì. Cos'è che fai? Cercheresti. Se, poi mi devo avvicinare perché sono anche cieca. Sì. Cercheresti tutto il denaro in una Tanti stanza. topi. Cioè, 200.000 euro in una stanza. Sì. Solo che dipende, cioè, tipo in che banconote sono. Dipende, ci Se vai. sono tutte da 5 euro, ci stai mezza giornata praticamente in mezzo ai topi e Sì, ragni. ok. Ragazzi, che schifo, però i topi. Non so cosa sia peggio, se i topi o se i ragni, nel senso Ma i che. topi non mi fanno Poi schifo. che dipende che tipo di ragni. Non lo so, sempre tutta in tipo intutata.
Intutata sì, se no non credo che non avrei. Cioè, magari partirei col presupposto di farlo, però morirei non appena. Vai. Oh, per 20.000 ancora? No, vabbè, rispondi visto che prima non hai risposto. Per 20.000 euro rinunceresti? Stai attento a quello che dici. Sì. No. Sì. 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 Tu sì. Devi dire tanto io non so cosa sia e non lo voglio neanche sapere, Vito. Cioè tu davanti a tua madre devi rispondere queste cose, ah! Capito? Tanto io non so cosa sia e non lo voglio neanche sapere, ecco. Bravo Ale, molto bene. Dimmi due, vado. Allora, ultimo per me. Per 1.000.000 di euro, ancora? No, di serpenti non è vero. Ah no, faresti il bagno in una vasca di serpenti? No. No, di qualsiasi tipo. No, no, i serpenti proprio no. No, 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 no. No. Che schifo, serpenti! Sono tanti 1.000.000 di euro, ma sì. No, 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 ma perché no, non riesco? Ma perché non riesco? No, 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 no. Vai. Per 300.000 euro, cos'era? Non lo so. Ragazzi abbiamo... qua! Per 300.000 euro rinunceresti ad uno dei tuoi cinque sensi? Cioè, per 300.000 euro rinunceresti ad uno dei tuoi cinque sensi? Per quanto? Per 300.000 euro. Aspetta. Aspetta che così te lo inquadro. Per 300.000 euro no. No, aspetta. Uno dei tuoi cinque sensi, tipo l'udito, l'olfatto, lo sai quali sono i cinque sì, sensi? Sì, ma il tatto non serve a niente. Oddio Alessio, vabbè, non serve a niente, no, cioè, no. Lo vedo se io tocco qualcosa lo prendo, cioè. Quindi rinunceresti per solo per 300.000 euro? No, sono pochissimi, sono io pochi. Posso capire 20 milioni. Di più di sì. No, io no. No ragazzi, io passo da fifona, ma ragazzi, io non sono riuscita a dire sì a niente praticamente. Al ragno, al limone del ragno. Bene! Oh! No, vabbè, Ale anche no. Bene, dopo questa grande... No, Ale, dai, non fassi cose qui. Che schifo. Bene, allora, dopo aver fatto questo bellissimo gioco, mi sono resa conto davvero che io per soldi farei ben poche cose. Cioè, non sarei assolutamente disposta a tutto per soldi. Forse Ale un po' di più, però anche lui, dai, bene o male... Su certe cose non, sì, cioè non esiste, io non... Sì. Vabbè, comunque niente, scendiamo dal letto, cosa facciamo? Sono sì, dicio, io scendo. Vi chiedo scusa per le inquadrature un po' così, un po' mosse, ma è un video improvvisato. È un video improvvisato e no. Ora spacchi il letto. Cioè, io spacco il letto, io. Cioè sì. Te sei 80 kg, io spacco il letto. 180 ne pesi. Vabbè, comunque ora scenderò dal letto di Ale. Stefano. Fateci sapere che cosa sareste disposti a fare per soldi voi. Se c'è qualcosa tra le domande che abbiamo fatto alla quale voi avreste risposto di sì. Comunque, giusto per, se ci volete seguire su Instagram, io mi chiamo Miss Mamma Sorriso e vi aspettiamo anche lì, ovviamente. Dai, che io voglio arrivare a 1.000.000 anche su Instagram. E invece Ale non ce l'ha Instagram. Sì, invece ce l'ho. Anche su TikTok. Però non ti faccio pubblicità. Allora. Col piff. Andatemi a seguire su TikTok. Tettino basso punto riga punto tettino basso. Sì, Ale ha cambiato il nome su TikTok. E su così Instagram. Non ti riconosce più nessuno perché ti conoscono tutti per Alessio Rigatieri. Tu hai avuto la bella brillante idea di cambiare nome. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi non dimenticate di metterci like, di iscrivervi al canale, di commentare e andatemi a seguire su Instagram. Niente, non volevo fare. Ciao sorrisini! Mi butto giù dalla. Cioè, ti rendete conto? I gone to the mat tonight, gonna eat the booty, yeah. No comment.